that's a yeah. Let's go bitches, benvenuti a questo nuovo video sulle armi migliori. Per prima cosa voglio ringraziare Joe Muijo che ha fatto quest'intro che avete visto, e quindi andatevi a iscrivervi al suo canale, contattatelo perché ha fatto veramente una bella intro. E vorrei ringraziare anche iProSwag che ha fatto quella intro musicale che avete sentito allo scorso video. Quindi contattatelo, iProSwag, la sua tag Xbox Live, non ha ancora un canale di YouTube, comunque ve lo farò sapere poi tramite Facebook. Ora passiamo subito al video. Allora, ho scelto quelle che secondo me sono le armi top nella loro classe. Per esempio i fucili d'assalto ho scelto la K12 e il Remington. Perché ho scelto il Remington e la K12 e non ho scelto il CZ, l'SC2010, la RX, il FAD, il Honey Badger, l'MSBS? Bene, perché queste qui secondo me sono quelle che sono proprio le armi top top top, che hanno delle statistiche che vanno bene per veramente per qualsiasi cosa. Perché magari l'SC2010 è un'arma forte pure quella, ma pecca per quanto non ha, ha poco danno, ha poca portata, eccetera, eccetera. Comunque, passiamo subito a spiegare quelli che sono i vantaggi della K12 contro gli svantaggi del Remington. Allora, per prima cosa la K12 ha un danno minimo, per danno minimo intendo quando arriva alla sua portata massima, di più grande rispetto al Remington, cioè 25 danni alla distanza massima contro 20 del Remington. Vuol dire quindi un 25% di danno in più, cioè 4 colpi contro 5. Ha un radio di fuoco maggiore che è di 689 colpi al minuto contro i 631 del Remington. Inoltre ha un caricatore più largo che è da 30 colpi, quello della K12, contro i 24 del Remington. Oltre a questo, il rinculo da una scalone a 100 della K12 è segnato come 44, mentre quello del Remington 56, quindi ha un rinculo anche minore, si è più precisi. Ma il Remington non ha solo svantaggi, parliamo anche dei vantaggi del Remington. Allora, per prima cosa, i proiettili del Remington, diciamo, hanno una portata maggiore che è del 30% rispetto a quelli del, diciamo, della K12, cioè ha il 30% più di portata prima che cominciano a scendere i danni dell'arma. Oltre a questo, ricarica molto più velocemente. Questo come? Perché ha un caricatore da soli 24 colpi, quindi ricarica in 2,46 secondi il Remington contro 3,267 della K12. Ma non solo, anche quando i caricatori sono completamente scarichi, poiché la K12 ricarica in 3,6 secondi e il Remington in 2,83. Comunque, oltre a questo, alla fine il rinculo del Remington, non quello totale, dico il rinculo in generale, ha un rinculo minore in quasi tutte le direzioni, tranne che il rinculo verso l'alto. È un'arma che rincula maggiormente rispetto all'alto rispetto al K12, quindi spero che questo vi abbia fatto un po' capire com'è la differenza tra Remington e AK. Queste sono le due armi migliori, poi sta a voi scegliere in base a quello che vi ho detto quella che secondo voi è quella più adatta al vostro stile di gioco. Fermi tutti! Prima che cominciate a dire no Power, ma è meglio quell'altro, fucile d'assalto è meglio quell'altro, questo è solamente il primo episodio in cui spiego quelle che secondo me sono due armi molto simili, ma che hanno delle varianti che secondo me cambiano in base al proprio stile di gioco, alla mappa, alla modalità, a tanti fattori alla fine. Quindi non sto dicendo che un SC2010 è più scarso di un Remington o quello è meglio di quell'altro, ma l'SC2010 preferirei confrontarlo con un'altra arma come il CZ805, o se no con il FAD o con l'Honey Badger comunque. Quindi spero vi sia piaciuto questo episodio. Il prossimo episodio non voglio farlo sui fucili d'assalto, ma sulle mitragliette, sugli SMG. E quali SMG sceglierò? Bene, vi posterò 4 SMG che secondo me sono quelli migliori, e voglio che questa volta non sono io a decidere i due SMG da analizzare perché sono simili, e quindi analizzare perché uno è meglio dell'altro, perché quella invece è meglio di quell'altro, eccetera, eccetera. Voglio che voi andiate a votare sulla mia pagina Facebook gli SMG che io posterò. Sono 4, li vedrete domani, cioè oggi, ora che state vedendo questo video. Spero vi sia piaciuto, ci ho messo abbastanza impegno per questa serie, mi sono preparato tutti dei file, delle cose, spero di portarla avanti a lungo, e niente, penso non ci sia nient'altro da dire. Spero domani di vedere tanti voti, quindi let's go bitches, al prossimo video.